Buonasera a tutti, bentornati sul mio canale 1936 solo io. Ragazzi, io vi chiedo scusa. Io in questi 3 anni non ho capito una merita mazza. Non capito un cazzo. In questi 3 anni ho sbagliato tutto. Vi chiedo scusa perché ho preso per culo tutti voi. Io questi giorni ho fatto rammendo, ho pensato tanto. Dopo aver visto il video del mio maestro, di colui che in pratica mi ha creato, che se non era per lui che mi metteva sul trono, io ero un topo di fogna. Quindi vi chiedo scusa, vi faccio un annuncio importante. Vi dico oggi, 11 gennaio 2021, che sul mio canale non troverete più video del Pescara. Da oggi Antonio vi parlerà della squadra che lo ha formato da bambino, con la quale è cresciuto. Ragazzi, purtroppo io vi devo confessare una cosa: nel mio cuore c'è il Verona. Raga, e da oggi si parla di Verona qua sul mio canale. È una cosa che vi ho tenuto nascosto per 3 anni e mezzo e purtroppo, che volete fare? E poi c'è anche un'altra cosa. Io devo essere sincero fino in fondo con voi, perché con voi sono stato sempre vero, sempre sincero. Oltre al Verona, io da bambino ho sempre simpatizzato un'altra squadra. Una squadra di Roma che c'ha gli stessi colori del Pescara, raga. Vola un'aquila nel cielo, Lazio, tu non sarai mai sola. Raga, purtroppo è la verità. Raga, purtroppo è la verità. Io mi ero innamorato di Zeman già dal lontano 94, anzi da prima, quando stava al Foggia. Foggia di Baiano, signore Rambaudi. Poi è andato alla Lazio, capito? E poi per dirvela tutta, raga, siccome la Lazio è gemellata con l'Inter, da oggi sul mio canale farò anche i video sull'Inter. Sì. Amala! Mazza Inter, amala! È una gioia finita che dura una vita. Mazza Inter, amala! Azzurri! Azzurri! Raga, io come posso rispondere, secondo voi, a carta da culo? Raga, ma voi mi pensate che io risponda a carta da culo? Mi abbasso al suo stesso livello. Naturalmente questo è tutto uno scherzo, perché i miei colori stanno qua. Eccoli. Biancazzurri forever. Esiste solo il Pescara. Cuore di una squadra sola. No, doppi fedisti, trifedisti, quadruple fedisti. Vidi di Linder, vidi di Ruperugge, vidi di Ruggenio, vidi della Lazio. Ma che. Cioè, ma secondo voi posso rispondere a un elemento del genere che. Io non voglio scendere a certi livelli. Raga, per me carta da culo è un discorso chiuso. Lo sapete, quello che dovevo dire l'ho detto. E siccome continua a stuzzicarmi nei suoi video, perché invece di pensare al Matelica, perché oramai purtroppo lui deve pensare al Matelica, deve pensare alla Civitanovese, deve pensare alla San Benettese, cioè queste squadre sue, continua a fare riferimenti alludendo a squadre che devono retrocedere. Io continuo sempre a salutarlo a carta da culo. Ti faccio un bel saluto. A te ti faccio un bel saluto così, alla tua Milady, alla tua fregna, ti mando un bacio, se ce la fai vedere, però, perché mi sa che si nasconde un po' sta fregna, non lo so se è tanto fregna, la vorrei un po' vedere. Ce la fai vedere, almeno ti dico, meno male che Cristo almeno una cosa positiva te l'ha data, perché c'è tutte queste cose
cioè se ti guardi stai negativo totale, compa, eh. Cioè, ma non in fondo le fotografie negative, cioè sti negative proprio. Cioè, solo tu quando parli e apri bocca, cioè si vede il tuo sorriso d'Urbans. Cioè, a me mi dici. Io sono un cinghiale, ma tu porco, tu stai un livello di Luca Store o di Nutricheche. Siamo là, mo mettitela come te pare. Carta da co, ti saluto, sei troppo simpatico. Guarda, io se volessi prenderti per culo, cioè non è che basterebbe un video da 10 minuti, un quarto d'ora, cioè io te ne sabbia dall'inizio, cioè dal primo nerazzurri. Manco l'inno dell'Inter, manco quello. Cioè pensa un po' quando sei una presa per culo. Tu ti pipi il culo da solo, secondo me. Tu secondo me hai aperto il canale per prenderti per culo da solo, da te stesso. Quanto cazzo fai pena, compa. Mi fai pena. Però il saluto te lo mando. E il bacetto alla tua Milady, che tu dici che è tanto bella, però fino a mo' non ha visto mai nessuno. Cioè, fino a mo' abbiamo visto soltanto fotografie sfocate, foto con occhiali o video che fa lei dove si prende soltanto mezzo viso per non far vedere il di sotto, forse, non si sa, con le cosette, con le stelline. Io lo vorrei vedere. Però, dopo d'altronde nel suo canale si parla di fitness, di allenamento, di alimentazione. Stiamo aspettando ancora i suoi fantastici, le sue dritte, perché oh, se mi date dritte per dimagrire un po' accetto, volentieri, non mi offendo. Ragazzi, parliamo di cose serie, perché sul canale mio si parla di cose serie, cioè di cose che non servono cazzo e niente, giusto per fare i preamboli dei video. Ragazzi, è cominciato sto calciomercato, un attimo che apro la pagina così mi ricordo anche le cose che vi devo dire, perché non è che sempre mi ricordo tutto a memoria. E con questo calciomercato, questa serie B si sta incominciando anche a muovere. Innanzitutto volevo raccontare che Bisoli ha fatto una brutta fine, quindi è stato esonerato, ma la Cremonese secondo me sta a fare la stessa cosa dell'Ascoli, eh. Cioè non è che ha capito, cioè non è che la Cremonese ha capito come doveva orientarsi bene, secondo me, perché esoneri Bisoli e prendi Pecchia, lo vuol dire che vuoi rischiare di retrocedere quasi sicuramente. Questo è il mio pensiero, eh. Come avevo detto agli amici di Ascoli, che Delio Rossi non era l'allenatore per l'Ascoli, assolutamente. Preferivo uno alla Breda, alla Sottile. Infatti, Delio Rossi è durato poco, è arrivato Sottile e l'Ascoli è cambiato da così a così. Quindi io poi sarò che sono un mago, sarò che fatevelo dire dagli amici miei di Ascoli, che poi verranno a commentare. Io non lo dico io, c'è, cioè, a differenza di carta da culo, che se le cose se le dice da sole, perché sotto non gli commenta manco nessuno, i commenti dei bambini ci stanno. I commenti li trovate qui sotto il mio canale, dei vari tifosi delle varie squadre. Quindi fatevi dire dai tifosi dell'Ascoli se non è vero che io avevo detto che Delio Rossi non era buono, non era un allenatore da Ascoli, anzi io lo reputo un allenatore finito. E quindi Sottile era meglio, è arrivato Sottile dopo Delio Rossi e l'Ascoli è passato da così a così, e mi fa piacere perché il campionato è diventato un mestolone. Stessa cosa per Lentella, che ha licenziato Tedino, ha preso Vivarini, le prime partite un po' male, è sfortunato anche Lentella, e poi adesso con Vivarini hanno preso lo slancio e sono rientrati anche loro nella lotta salvezza. Allora raga, che c'è da dire? Notizia di oggi, la regina ha svincolato Lafferty, che è stato uno di quegli acquisti estivi a sorpresa, a colpo sensazionale, perché dopo i vari acquisti di Menez erano arrivati anche Lafferty, si parlava di Rami, insomma erano nomi caldi questi, e Lafferty non ha fatto cazzo di niente all'inizio dell'anno, ha rimosso e quindi se n'è andato. Il Monza ha fatto un altro acquisto importantissimo, secondo me. Ha preso Ricci dal Sassuolo. Insomma, Ricci lo conoscete tutti, è un giocatore, un esterno offensivo, ha fatto tanti gol col Crotone a suo tempo, dove conquistò la storica promozione in Serie A, un'altra promozione con il Benevento, se non erro. Insomma, è un giocatore che è passato poi in Serie A, non ha fatto tanto bene al Sassuolo, al Genoa è stato una meteora e poi è andato a finire in Serie B, però è un giocatore importantissimo, ecco. Quindi Monza che aggiunge un altro tassello alla sua squadra. Poi
Che altro dire? È stato presentato, mi pare, Stojan all'Ascoli, altro esterno offensivo, ex anche lui Crotone, quindi Ascoli che si incomincia a rinforzare con Stojan. Si parlava di Dionisi in attacco, si parlava di Ceravolo anche, mi pare, però più Dionisi. Ceravolo parrebbe vicino al Pescara, fosse la Madonna che arriva un attaccante, anche se 33enne Ceravolo, però speriamo. Noi aspettiamo. La regina ha mandato via Lafferty, però oggi ha ufficializzato l'arrivo di Michowski, l'esterno offensivo del Genoa, che di cui si parla bene. Non l'ho mai visto, però si parla bene. La regina ha ufficializzato l'acquisto di Ardemagni, e questo secondo me era uno di quei giocatori che poteva far comodo al Pescara. Ecco, il Pescara in attacco ha bisogno di un attaccante all'Ardemagni, quindi va bene Ceravolo, va bene Montalto, cioè le caratteristiche sono quelle. Però Ardemagni è andato a finire alla Reggiana, anche se secondo me Ardemagni è un po' in fase calante. Il Frosinone si è rinforzato con l'arrivo di Millico, un altro esterno offensivo, questo qui però è giovane, molto promettente, viene dal Torino. Millico è veramente forte secondo me, è un bel prospetto. E poi c'è da dire che il Pisa manca poco per l'ufficialità del ritorno di Gori dalla Juventus in porta. Ecco, per i tifosi del Pisa che inizio anno sbraitavano perché dicevano che Perilli non era buono, poi Perilli si è dimostrato un portiere affidabile, però sta tornando Gori, che lo scorso anno è stato uno dei migliori portieri della Serie B. Raga, altre notizie, cosa vi devo dire? Io non so che cosa dirvi. Cioè, il mercato si è in pratica mosso in questi ultimi giorni con queste manovre. Pare che Lecce stia dando Rossettini, il difensore esperto, al Padova. Ci sono i ritorni di Merola, che torna all'Empoli, anche lui un giovane che l'Empoli ha preso dalla primavera dell'Inter, di cui si parlava bene, è tornato alla base. Che dire, il Cosenza, ragazzi, il Cosenza è un'altra squadra che si deve rinforzare. A quanto pare sul taccuino del proprio DS Trinchera ci sono i nomi di Tremolada, di Vigorito, di Gerbo e anche di Pettinari, di cui si parla bene. Si dice che probabilmente potrebbe passare alla Salernitana. Non scordiamoci che Pettinari lo scorso anno era allenato sempre da Castori al Trapani. Raga, che cosa dire? È un mercato ancora bloccato. Mancano, sì, ancora diciamo una ventina di giorni alla fine. Comunque, soldi ce ne sono pochi. Pescara ha bisogno di attaccanti. Si è parlato di Macin, per l'amor di Dio. Macin a Pescara mai più. Noi i mercenari non li vogliamo. È un giocatore che se n'è andato non bene. La verità non la sapremo mai, perché non è che ci possiamo fidare di Pinocchio, lo sappiamo tutti. Però un giocatore che prima dichiara che vuole rimanere fino alla fine dell'anno al Pescara e tentare di andare in Serie A col Pescara, e poi gli arriva l'offerta del Monza, di Gagliani, Berlusconi, gli arrivano i soldi e scappa a Monza l'ultimo giorno di mercato, lasciando il Pescara come ci ha lasciato lo scorso anno. Allora tu, caro Macin, ta sta fracica in panchina a Monza. Il tuo posto è lì, hai voluto i soldi, hai voluto il Monza. A Berlusconi e a Gagliani non si può dire di no. Statti lì, devi morire in panchina. Non devi rompere più coglioni al Pescara. Noi non ti vogliamo. Anche se ci dovessi servire come il pane per questo centro lampo del Pescara, tu da nascita a morire là. Adesso, questo è quello che penso io. E comunque anche tanti altri tifosi, Macin, non è che lo vedano bene di buon occhio. Quindi a me non farebbe piacere un ritorno di Macin, ma comunque è anche difficile che possa tornare, perché lo scorso anno, non scordiamoci che il Monza l'ha pagato una frega di soldi al Parma, e quindi non so quando il Monza poi voglia cederlo in prestito qui al Pescara pagandogli anche l'ingaggio. Vabbè, raga, che dire, ci aggiorniamo nei prossimi video. Speriamo che torna subito questo fine settimana il campionato, quindi faremo video sulle varie partite, vediamo un po' che succede in questo calciomercato. Per il momento vi ho detto queste
trattative e queste ufficialità di alcune squadre. Io vi auguro sempre buona serie B a tutti, mi raccomando, pollici in su se il video vi è piaciuto, iscrivetevi qui sotto sul mio canale, trovate qui sotto in descrizione i link. Ci vediamo nei prossimi video, buona serata, sempre forza Pescara, ciao raga.